Varcato il cancello, entriamo in un'altra epoca, lo si capisce guardando l'architettura dell'edificio, la vastità del giardino e l'enorme varietà di piante. Molto di ciò che racconteremo oggi è frutto di recenti studi che ci hanno permesso una conoscenza più lineare e armoniosa di questo magnifico luogo. La famiglia Pisani viene da Pisa, da dove furono cacciati da Pipino il Breve. A Venezia furono chiamati Pisani. Divennero banchieri, commercianti e mercanti ed erano molto ricchi. Nel 500, così, la famiglia Pisani comprò i terreni in cui costruirono questa villa. Al Moro Pisani incontrò Evelyn per la prima volta a uno spettacolo che si tenne alla Fenice di Venezia. Lei indossava un meraviglioso abito orientale e la sua bellezza richiamava l'attenzione di tutti i presenti. Evelyn era una donna molto bella e colta e presto si innamorarono. Dopo essersi sposati, iniziarono a vivere in questa villa. Lei cominciò a fare dei cambiamenti e col tempo trasformò quella villa in quello che oggi possiamo ammirare. Questa stanza è stata riorganizzata nel 1800. Si può notare dal fatto che le pareti sono monocromatiche e hanno delle cornici di stucco bianco tipiche del periodo, mentre nel 1500 la stanza era interamente affrescata. In questa stanza è presente anche un quadro che raffigura il Moro Pisani, futuro marito di Evelina. Le grottesche sono state scoperte nelle grotte di Esquilino a Roma alla fine del 400. Queste decorazioni sono rappresentate da esseri ibridi e mostruosi come le chimere, che qua possiamo notare, ma anche esili ed estruse, figure molto colorate che danno origine a cornici. Superate le sale interne si passa sul lato meridionale, ovvero quello soleggiato. Qui infatti la luce si incende sui muri gialli e vi è una quiete che la gente che passa per la strada non può nemmeno immaginare. Le barchesse sono enormi costruzioni fatte principalmente per deposito di arnesi da lavoro e cibo. Nonostante questo fosse solo un magazzino, è ben curato e affrescato con queste bellissime greche. Qui sembra di essere tutt'uno con la natura, dove non è l'uomo a predominare su essa, anzi è l'uomo a passare in secondo piano. Evelina, arrivata alla villa, decise immediatamente di riorganizzare il parco in modo che fosse più fluido, decidendo così di portare il parco del 600, dove le persone potevano soltanto guardare ma non toccare, a un parco della sua epoca contemporanea, dove le persone potessero guardare, toccare e usufruire delle sue bellezze. La signora proprietaria della villa aveva un'idea precisa di bellezza, ovvero che quando arrivò alla villa decise di riportarla al suo originario aspetto. Come possiamo vedere, l'elemento predominante del giardino sono le rose, che sono ben delimitate in aiuole oppure come decorazione per archi. Impreziosiscono il giardino anche le statue che fanno da spettatori alla fontana principale. Il parco e il giardino sono un'oasi di bellezza e frescura al centro di una campagna disposta alla produzione agricola. Come vediamo, ci sono una grande varietà e quantità di piante secolari e monumentali. Nel Settecento andava molto di moda il giardino all'inglese, al contrario dei giardini simmetrici. Non utilizza elementi per definire lo spazio, ma al contrario unisce elementi naturali e artificiali. E chi passeggia non ha mai una visione d'insieme, al contrario del giardino all'italiana, e anche se sembra un po' selvaggio, è un selvaggio controllato. Questo grande albero, il platano, è originario dagli Stati Uniti e dal Canada. Fu importato per la prima volta in Europa nel 1636. Questo albero ha circa 300 anni e dicono che possa vivere fino a 1000 anni.